capisco che qua ci saranno degli haters, dei miei minions, che diranno: ma non è vero, ma non è vero, ma figurati, ok, e tutte ste puttanate qua. Ragazzi, io continuo a dire, se voi non siete capaci, non sono cazzi, cioè non è un mio problema. Allora, andiamo adesso in questo momento a vedere il cantiere di via Mantegazza. Praticamente adesso vi racconto un attimino quello che è l'operazione. Fondamentalmente l'operazione è partita, mi sembra, ho aggiudicato quell'appartamento, se non erro, ad aprile. Tu ti ricordi più o meno quando è stata la data? Sì, aprile. Aprile? Sì. Ok, quindi diciamo è stato aggiudicato quell'appartamento ad aprile, quindi è una di quelle operazioni che sembrano mitologiche, perché le persone dicono adesso che in asta non si prende più un cazzo. In realtà io continuo a dire che semplicemente le persone non sono capaci a comprare appartamenti in asta. Adesso comunque ve lo farò vedere, perché stiamo parlando, ragazzi, in ogni caso di un appartamento che è a Milano, ok? Quindi sì, va bene, è un seminterrato, ma di fatto, cioè, a Milano i seminterrati vengono venduti così, cioè non c'è assolutamente nessun problema. Tra l'altro è un seminterrato perché è sotto il livello della strada, ma di fatto è un po' come, cioè c'è una discesa, cioè non è un'entrata tra virgolette brutta. Adesso comunque andremo a vederlo. Quindi quell'appartamento lì, tenete presente che l'ho aggiudicato a 28.000, mi sembra 28.000 e passa 28.500, mi sembra una cosa del genere. Ho una memoria un po' di merda, meno male che non racconto minchiate. Quindi è stato aggiudicato a quella cifra lì, quindi diciamo niente male. Ovviamente, ripeto ragazzi, cioè è un appartamento che gli altri evidentemente non reputavano appetibile, okay? Questa è una delle cose che voi dovete capire quando andate in asta. Cioè, se voi andate a cercare appartamenti in una città che è molto liquida, in una città che ovviamente in qualche modo vengono fatte molte transazioni, dove ci sono molti investitori come Milano, se voi andate a cercare le cose più semplici, quindi operazioni che sono lineari, magari il monolocale, il bilocale, che non dovete manco imbiancare, è ovvio che farete fatica in asta, ok? Per quale motivo? Perché le persone andranno tutte lì, cioè tutti i pivellini andranno tutti lì, cioè non per forza pivellini, però magari anche il privato andrà lì, le persone andranno lì, e quindi è chiaro che voi farete fatica a comprare. Cioè questa dovrebbe essere la base, okay? Quindi quando io dico, guardate che comprare in asta richiede ovviamente certe abilità, e questo vuol dire saper leggere le perizie, saper capire quando ci sono degli errori in perizia, cioè quando ci sono degli errori in perizia voi potete fare un botto di soldi, e capita più spesso di quello che voi pensate. Ecco, un'altra cosa che è giusto che io vi dica è che questo appartamento, per esempio, che ripeto è stato comprato in asta, io mi sono ritrovato che eravamo in due, ok? Quindi sono andato in asta e c'era soltanto un'altra offerta, quindi ci siamo trovati in due che eravamo interessati tra virgolette a quell'appartamento lì. Anche lì cos'è successo? Che praticamente la mia offerta, allora l'offerta innanzitutto era dello stesso importo, quindi la gara parte dal momento in cui, cioè, si decide qual è l'offerta superiore, ok? In quel caso le due offerte erano uguali, quindi la mia offerta era uguale a quella dell'altra persona, ma c'è stata una differenza di tempo, quindi vuol dire che la mia offerta è stata presentata prima della sua, ok? Questo grazie a Madeline che ha portato lì, ti ricordi? Sei andato, sì, in bici, come sono andata? Arrivati 5 minuti prima di loro. Ah, sei arrivata 5 minuti prima di loro, quindi probabilmente si sono pure beccati giù, ok? Però quei 5 minuti mi hanno permesso di comprare a quel prezzo,
Ok, per quale motivo? Anche lì, quando voi fate un'asta, c'è una base d'asta, ok? Quindi c'è il prezzo dal quale teoricamente, appunto, cioè il prezzo base, ma in molte aste, non in tutte, nella maggior parte, c'è la possibilità di fare un'offerta inferiore fino al 25% del prezzo base, ok? Quindi in questo caso io avevo offerto poco meno in realtà del 25% in meno, ok? Per quale motivo? Perché è un prezzo che mi permette, quando io so, magari non so per certo, però quando io penso che posso trovarmi da solo o con poche persone, metto una cifra che è superiore al prezzo minimo, che è superiore all'offerta minima, ma che mi può permettere, tra virgolette, di eventualmente non fare rilanci, ok? Se mi ritrovo magari con una persona, con due persone e non vogliono gareggiare. Cosa che può succedere, può capitare. Perché può capitare questo? Voi direte, ma perché le persone vanno in asta e poi dopo dovrebbero non voler partecipare? È abbastanza semplice, perché magari loro, che sono dei professionisti, quindi lo fanno magari di mestiere, che possono essere o agenzie o possono essere immobiliaristi come me, decidono di partecipare all'asta dicendo: se mi trovo da solo a quel prezzo, bene, se invece c'è qualcun altro, io semplicemente non alzo, ok? Quindi faccio solo quell'offerta, appunto, ed è finita lì. Ed è proprio quello che è successo. Quindi in questo caso io avevo fatto quell'offerta che era superiore all'offerta minima, ok? L'altra persona aveva fatto la stessa identica offerta mia, ok? E questa persona ha deciso che non ha partecipato fondamentalmente alla gara. Quindi, fondamentalmente, quello che è successo è che, siccome la mia offerta era uguale alla sua, ma era stata presentata prima, la gara è partita da me. Quindi era lui che doveva al massimo fare un'offerta al rialzo. In questo caso, il rialzo minimo, vado a memoria, non mi ricordo perfettamente, ma vado a memoria, credo che fosse di 1.000 euro, ok? Quindi, se io ho offerto 28.850, poi magari ci sono le virgole, ragazzi, cioè, quindi sicuramente sto sbagliando l'euro, quindi perdonatemi, cioè non è che mi posso ricordare tutto, però cioè, la cifra è quella, ok? Lui doveva alzare di almeno 1.000 euro in più, ok? Ha deciso di non farlo e quindi io mi sono aggiudicato l'appartamento. Qui bisogna fare delle considerazioni, quindi perché questa persona ha deciso, tra virgolette, di non alzare? Beh, ripeto, è abbastanza semplice. Si parte, quando voi andate in asta, da un discorso proprio strategico, dove voi andate a decidere a tavolino qual è la cifra massima che andrete ad offrire. Okay, quindi andare in asta non vuol dire scannarsi con l'altro: ah no, ma cazzo, quell'appartamento lo prendo io. No, assolutamente. Cioè, andare in asta vuol dire avere la visione di quello che state facendo, vuol dire aver fatto un conto economico e aver capito qual è la cifra massima che voi siete disposti a offrire. Okay? Non che quando siete lì: ah no, ma cazzo, questo lo prendo io, cioè non devo vincere io. Cioè, non è gioco d'azzardo, ragazzi, ok? Cioè, non è gioco d'azzardo questo qua, cioè, è un business. Quindi io dico fino a che cifra posso arrivare sulla base di quello che ho analizzato la perizia, le problematiche che ci sono, eccetera. Questa persona ha deciso di non partecipare e quindi l'ho preso io. Come lui che ha deciso di non partecipare alla gara, quindi aveva fatto la sua offerta che era comunque superiore al prezzo minimo, ci sono state, come ho detto, altre persone che invece non hanno partecipato. Tanto è vero che ci sono delle aste che io faccio dove ci sono anche più di 20 persone, capita, ok? E anche lì voi direte: ah, ma se ci sono 20 persone, figurati se vinci. Non è vero, non è vero un cazzo. Cioè, io ho vinto anche delle aste dove c'era un botto di gente, ok? Perché? Perché comunque si può in maniera strategica andare a prendere quell'appartamento lì. Poi è chiaro che se uno è disposto a offrire delle cifre molto più alte, la strategia va a puttane, cioè non è che, non sto dicendo il contrario, però ci sono delle strategie che vi permettono sicuramente di fare in modo di aggiudicarvi l'appartamento, ok? Quindi questo è quello che è successo in quell'appartamento, che vi ricordo era occupato senza titolo, quindi vuol dire che all'interno
Adesso vi do un po' di informazioni, diciamo, che mi hanno portato in qualche modo a fare questa operazione, perché alle persone so che fa piacere anche questa cosa, no? Cioè capire il come strategicamente si possono decidere certe cose. Avevo certe, diciamo, anche informazioni che avevo visto, eccetera, conosco perfettamente quel condominio. Ecco, quell'appartamento era occupato senza titolo, quindi c'era una persona che non era l'esecutato, ovvero la persona che aveva eventualmente fatto un mutuo e poi dopo le hanno pignorato l'appartamento, era un'altra persona, una persona esterna che era all'interno di quell'appartamento lì. L'appartamento io l'avevo visto, quindi ero venuto a vederlo. Ripeto, il condominio lo conosco perfettamente. E voi direte: come fai a conoscere perfettamente quel condominio? Ecco, una curiosità, non so se l'ho detto nel video precedente, trovate comunque un altro video che ho girato sempre su Paolo Mantegazza all'inizio, quando è stato preso, ve lo lascio qua sopra il link. In ogni caso, io conosco perfettamente quel condominio perché ci ho abitato, ok? Quindi, quando io sono arrivato in Italia, io sono arrivato in Italia nel 2000 e, mi sembra nel 2003, 2002-2003, non mi ricordo, avevo 18 anni. Io ero lì, cioè vivevo lì in quel periodo, quindi sono stato lì per un periodo, cioè per un periodo, per qualche anno in realtà. Quindi conosco perfettamente tutto riguardo sia la zona, sia appunto il condominio e tutta una serie di cose, ok? Quindi quell'appartamento lì era occupato senza titolo e ci sono, diciamo, delle considerazioni che io ho fatto proprio su questa roba qua. Che però, ragazzi, non vi posso dire qua su YouTube, ok? Cioè, nel senso, diciamo che parte della mia scelta strategica dipendeva anche da questa cosa qua, ok? Perché io ero a conoscenza di certe cose, sapevo certe dinamiche, ok? Che ripeto, non posso dire qua su YouTube perché queste sono, cioè, sono delle informazioni che io posso vendere a caro prezzo, ok? Cioè, senza problemi, cioè, nel senso, non mi sembra neanche giusto. Cioè io adesso vi do del valore, sicuramente spiego come sta andando l'operazione, quanto renderà, eccetera, ma diciamo delle scelte proprio a livello strategico, frontali di come sono andato ad approcciare certe cose e come faccio certe scelte, sono, se permettete, delle informazioni che... Cioè, se io mi devo portare a casa dei concorrenti, dico, figa, quantomeno mi faccio pagare, cioè non le fornisco gratis. Detto questo, questa cosa sicuramente è inciso tanto. Per quale motivo? Perché quell'appartamento che ero occupato è stato liberato, ok? È stato liberato nel giro di una settimana, esagerando 10 giorni. Ok? Cioè, questo voglio che sia un dato importante, ragazzi. Okay, quindi non vi sto dicendo non vi ho detto il come, ma vi sto dicendo quello che è successo, cioè l'appartamento è stato liberato in una settimana, 10 giorni, ok? E questo è un dato super interessante perché quando voi fate delle aste, io sento delle persone che dicono: no, ma adesso cazzo, le aste, addirittura c'è gente che su TikTok mi dice: no, ma non comprate casi in asta, guardate che voi comprate, poi dopo la persona può rimanere lì dentro fino a quando muore. Ok? Cioè, addirittura siamo arrivati a questi livelli. C'è gente che dice: no, ma figa, ma ci metti anni a liberare un appartamento, te lo devastano, questo. Questo è stato liberato, Mantegazza è stato liberato in una settimana, ripeto, massimo 10 giorni, quindi così. Quindi l'appartamento è stato saldato. È stato saldato, l'appartamento è stato liberato nel giro di poco tempo, è stato emesso il decreto di trasferimento, anche lì una roba molto veloce. Il decreto di trasferimento, per chi non lo sapesse, è in asta come se fosse sul mercato libero il rogito notarile, quindi sicuramente tutti voi conoscete un atto notarile, cioè quando voi andate a comprare casa andate dal notaio, ok? In asta non dovete fare un atto notarile. Ma quello che viene fatto è che viene fatta la bozza del decreto di trasferimento dal delegato alla vendita, la porta il giudice firma e tutto il resto, vengono fatte firme, timbri, vengono pagate le imposte e via dicendo, e quindi viene emesso il decreto di trasferimento, che è il documento che fondamentalmente attesta,
che voi siete proprietari di quell'appartamento. Quindi da quando viene fatto il decreto di trasferimento, quindi voi avete il possesso dell'appartamento, avete il decreto di trasferimento, avviene la trascrizione del decreto di trasferimento, da quel momento in poi il bene può essere trasferito a un'altra persona. Cioè vuol dire che può essere venduto, tra virgolette, ok? A quel punto. Occhio, perché in questa informazione che vi sto dando, è vero che per trasferire il bene voi dovete essere in possesso del decreto di trasferimento, ma vi do un'informazione molto importante, molto, molto valiosa, ok? Che non vi dicono neanche nei corsi a pagamento, quindi, cioè, figa, visto che vi sto dicendo certe cose, vorrei quantomeno avere un like su questo video, dei commenti, fate l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un commento e ditemi cosa ne pensate. Perché se no non vi dico un cazzo, non è vero. Vabbè, cioè, quando voi vi aggiudicate l'appartamento, quindi come nel mio caso mi sono aggiudicato l'appartamento, in realtà, ragazzi, immediatamente dopo, quindi subito dopo addirittura, io posso promettere in vendita quell'appartamento. Okay, questa è una cosa super interessante, perché io posso già fare un compromesso eventualmente con un'altra persona, ok? In forza del verbale di aggiudicazione, che questa è una cosa fighissima, okay? Perché vi permette di appunto andare a flippare velocemente l'appartamento. Quindi è una cosa molto interessante, okay? Quindi l'appartamento, ripeto, il decreto di trasferimento è arrivato in tempi, cioè, velocissimi. E poi l'appartamento è stato liberato nel giro di una settimana barra 10 giorni, è stato liberato da persone, okay? Quindi non da cose. Questa è un'altra cosa che io, diciamo, non vi posso dire qua, che è un'altra scelta che io ho fatto strategica, ok? Ecco, io ho avuto le chiavi, ragazzi, subito, praticamente subito dopo l'aggiudicazione, qualche giorno dopo, ok? Quindi quando ancora non ero in possesso del decreto di trasferimento. Quindi quando voi dite, cioè quando voi o quando qualcuno dice: no, ma figa in asta, poi ci metti un botto di tempo, ora che arriva il decreto, ora che ti danno le chiavi, ora che lo liberi. No, cioè io ho avuto le chiavi praticamente subito, cioè nel giro di veramente pochi giorni, 10 giorni, 15 giorni, quel cazzo che è, io avevo le chiavi subito, prima ancora di avere il decreto di trasferimento. Questo è importante, ragazzi, perché tutti pensano che bisogna avere il decreto di trasferimento, ok? Ripeto, non posso dire il come ho fatto. Il come non ve lo dico, però vi dico cosa è successo. Okay, poi capisco che qua ci saranno degli haters, dei miei minions, che diranno: ma non è vero, ma non è vero, ma figurati, ok? E tutte queste puttanate qua. Ragazzi, io continuo a dire: se voi non siete capaci, non sono cazzi, cioè non è un mio problema, ok? Fondamentale. Però questo è. Io vi sto raccontando in questo vlog con la V di Verona, ok? Quello che effettivamente è successo, okay? Cioè, mi fa piacere condividerlo, anche perché questa è stata un'operazione che io ho condiviso anche con le persone che mi seguono, quindi ho dato la possibilità alle persone di partecipare a questa operazione, okay? Che ripeto, ragazzi, sta andando veramente molto bene. Quindi adesso andremo a vedere quello che effettivamente sta succedendo. Quindi adesso vi ho raccontato quello che è successo per quanto riguarda l'aggiudicazione, come è stato liberato l'appartamento in tempi veloci, come ho avuto le chiavi, ok? Poi successivamente siamo andati fondamentalmente ovviamente con l'impresa, con l'architetto, è stata fatta una pratica, una CILA, quindi una pratica abbastanza semplice, tra virgolette, ok? No, perché io devo anche stare attento, cazzo, quando dico semplice, perché poi dico: ah no, ma tu dici che è facile, poi fai sognare le persone, poi non è vero. No, no, ragazzi, cioè per me questa è una roba, tra virgolette, normale, perché lo faccio da anni, cioè io faccio sto lavoro da 10 anni, poi è chiaro che molti non riescono a vedere certe potenzialità, cioè ci sta, cioè nel senso. Cioè, anch'io anni fa non avrei visto le potenzialità di questo appartamento. Tante persone dicono: no, ma non è possibile, non può essere appartamento e non dovrebbe essere.
ragazzi, ripeto, cioè ognuno fa il suo, cioè nel senso, io non è che vado a dire, quando porto la macchina dal meccanico, non è che vado lì a rompere i coglioni a dire figa, ma fai così, fai così, no, non capisco un cazzo di meccanica, quindi sto zitto, pago e vaffanculo, cioè nel senso, quello è, ok? Quindi quello che sono andato a studiare a livello proprio di valorizzare, tra virgolette, l'appartamento e dire, ok, benissimo, com'è la disposizione in questo momento di quell'appartamento lì, ok? E quindi ho deciso, adesso vi farò vedere quando arriviamo lì sul posto, ho deciso fondamentalmente di andare a buttare giù, ok? E intanto verrà fatta una stiamo facendo una ristrutturazione completa, ok, di quell'appartamento, quindi andremo a fare una cosa fighissima, ok, è che andremo a fare delle aperture delle finestre, quindi questo è bellissimo, perché ovviamente già l'appartamento in realtà, ripeto, nonostante sia un seminterrato, è comunque è luminoso, quindi non c'è problema di ah cazzo c'è poca luce eccetera, ma andremo fondamentalmente ad aprire, ok, delle finestre che verranno fatte in soggiorno, e quindi l'appartamento diventerà ulteriormente luminoso, quindi ancora più luminoso di prima. Anche qui le persone potrebbero dire scusa, ma non devi chiedere il permesso al condominio, questo, l'altro, su e giù per fare queste robe qua. Ecco, questa è un'altra cosa che io sapevo prima, ed è stata anche questa una scelta strategica che non posso dire qua, cioè, quindi ragazzi, cioè, perdonatemi, ripeto, cioè figa, se mai deciderò magari di tirar fuori un corso dove io vi dico volete sapere esattamente cos'è successo in queste operazioni, magari mi viene voglia di farlo, magari no, magari mi viene voglia di farlo dal vivo. Ad oggi io vi dico queste cose sono robe che io condivido solo ed esclusivamente con i ragazzi del mio mastermind, ok, che sono del mio gruppo avanzato, dove questi ragazzi facciamo anche operazioni e via dicendo, ok, cioè mi sembra anche giusto. Però diciamo, vi dico, appunto andremo ad aprire queste finestre, ok, quindi l'appartamento diventerà ulteriormente luminoso. Adesso vi faccio vedere esattamente dove verranno fatte queste finestre. Siamo andati, non so, adesso sinceramente lo vedrò, quindi non ho visto ancora come messo adesso in questo momento, però andremo ad abbattere, penso siano state già battute, un muro, ok, del bagno, o meglio il bagno in realtà è stato demolito, penso tutto. Il bagno rimarrà comunque sempre lì, ma siamo andati a spostare fondamentalmente, quindi è stata tolta una parete dell'antibagno, quindi quella parete non ci sarà più, perché così andremo a recuperare ulteriore spazio per il soggiorno e cucina, ok? Quindi andiamo ad allargare la parte soggiorno cucina, così diventa molto più figo, oltre ovviamente a quello che dicevo prima riguardo appunto la luminosità, ok? Poi siamo andati a rimpicciolire, tra virgolette, la camera da letto, ok? Quindi non che diventa troppo piccola, però la camera da letto per me era troppo grande, quindi si poteva rimpicciolire la camera da letto, sistemare il bagno, quindi cambiare anche le dimensioni, tra virgolette, del bagno, e andare a rendere più grande la cucina barra soggiorno, ok? Questa cosa perché ovviamente gli appartamenti vengono fatti in un certo criterio e vengono fatti probabilmente anche sulla base delle persone, ok, che magari abitano lì in quel momento, ma non solo, anche sulla base di quando è stato costruito, ok? Quindi è chiaro che se lì è stato, tra virgolette, fatto X anni fa, le cose andavano in un certo modo. Poi le persone tante volte se lo fanno come può piacere a loro, che non vuol dire che piace a tutti, ok? Quindi il mio mestiere, tra virgolette, consiste nel capire cosa vuole il mercato e dare al mercato quello che il mercato vuole. Cioè, questa è la base, ragazzi, dell'investimento immobiliare. Cioè, quando voi andate a ristrutturare un appartamento, quello che serve, appunto, è fare esattamente, quindi studiare prima il target, cioè a chi lo venderò quell'appartamento lì. Sulla base di quello che è il target, allora decido quali sono i lavori che andrò a fare. Questo è il gioco. Cioè, il grano
arriva grazie, in questo caso, anche al valore che voi state dando a una determinata cosa, ok? Quindi, cioè, tra virgolette, io metto la mia esperienza, diciamo la mia mente, e dico, ok, benissimo, su questa roba qua può saltare fuori questo. Dopodiché, ovviamente, io ho le mie idee, ma attenzione, non è che io sono stato bravo nell'andare a impostare gli spazi, questo e l'altro, no, non sono io bravo, ok? Fondamentalmente, un'altra cosa che voglio che sia molto chiara, perché sennò passa il messaggio sbagliato, cioè qualcuno potrebbe dire, ah cazzo, però tu sei bravo perché hai esperienza di tutti questi anni. In realtà, diciamo che a me l'esperienza mi aiuta a vedere la potenziale operazione, ok? Ma in questo caso, ragazzi, diciamo che il merito di come puoi andare a predisporre quelle cose, come metterle, cioè sì, io l'ho vista prima come poteva, tra virgolette, venire, ma poi deve essere messa su carta da un professionista, cioè in questo caso il merito va al mio architetto, cioè, quindi io non ho problemi a dirvi, cazzo, il mio architetto è stato bravo, ha creato una cosa fichissima, ok? Quindi in realtà il mio lavoro consiste anche nell'andare a trovare le persone giuste, le persone adatte, i professionisti adatti per fare quella determinata cosa, ok? Quindi non è che io, cioè, questa è una roba che purtroppo molte persone non capiscono, cioè vogliono in qualche modo che venga detto per forza che sono loro bravi, che come loro non lo fa nessuno e tutte ste puttanate qua, ok? È una minchiata, sappiatelo, cioè nel senso, il mio lavoro consiste anche nel, io posso anche, attenzione a quello che vi sto dicendo, io posso anche non capire un cazzo, ho ciccato lo spazio era l'altro, e io posso anche non sapere un cazzo di un determinato argomento e non ho paura neanche a dirvelo, quindi io certe cose non è che sono un esperto, ok? Ma io devo in realtà avere al mio fianco degli esperti, ok? Cioè io posso non sapere una cosa sulla fiscalità, non in questo caso, però magari su un'operazione che è più complessa posso non saperlo, ok? Ma chi se ne frega? Cioè, o un professionista con le palle, posso non sapere alla virgola come impostare le cose, non c'è problema, lo fa il mio architetto. Quindi adesso scendiamo e andiamo a vedere l'appartamento, signori. Soon after. Allora, questo qua è il quartiere, ragazzi, ok? Cioè, ripeto, io nel 2003 ero qua, ok? Ah, guardate, c'è il tram. Quel tram lì, una cosa interessante è che quel tram lì vi porta direttamente anche in Duomo. Quindi vi porta anche in centro, che è una cosa super interessante. La circonvallazione è pure qua vicina, non so se ci avete fatto caso, magari no, ma prima eravamo in tangenziale e quindi la tangenziale vi porta anche sull'autostrada, ok? Quindi è una roba poi pure quella, no? Super interessante, perché è collegata molto bene. Poi di là c'è un altro tram, il tram 1, questo qua è il 12, anche quello porta, quello là porta mi sembra a Cairoli, questo qua passa da Lanza, se non erro, sì, da Lanza sicuramente, arriva credo in Porta Vittoria, arriva in Duomo, arriva ai tribunali, insomma, è molto ben servito. Poi adesso vedremo qua come hanno fatto tipo una specie di super condominio, adesso vedete qua è aperto, non so se è aperto l'impresa eccetera, ma in realtà le persone qua entrano con la chiave, è una cosa bella, no? Nel senso che non ci sono casini eccetera. Infatti se voi vedete qua è una specie di appunto super, super condominio. Poi se vedete qua c'è il verde, quindi tutto tranquillo, no? Cioè tutto preciso alla fine. E qui mi ricordo io abitavo là, ok, proprio là abitavo al, mi sembra, il secondo o terzo piano. Mi ricordo che all'epoca non c'erano praticamente tutti quei cancelli. E qui ogni 2x3 mi ricordo che si inculavano i motorini, cioè li rubavano. Una volta mi ricordo che c'era mia cugina che dalla finestra diceva, cazzo, si è messa a urlare, ah cazzo, mi stanno rubando il motorino. Lì che siamo scesi, l'avevano caricato su un furgone. Cioè, non c'entra un cazzo ovviamente con l'operazione, però per dirvi, no? Poi hanno messo appunto questi cancelli, guardate anche di là c'è appunto, ecco il cancello, questo immagino
questa la, qua c'è anche il camion dell'impresa, quindi e poi hanno messo quei cancelli lì, ok? E di conseguenza adesso è molto più tranquillo, ok? Adesso c'è il buon Mahmood, che è praticamente, cioè l'impresa è sua, che lui collabora con me da anni, quindi anche questo, anche questa cosa è importante, no? Cioè dovete avere anche delle imprese delle quali vi fidate, che vi fanno i lavori, eccetera. Quindi adesso vediamo l'appartamento, è questo qua, quindi adesso vediamo cosa stanno facendo. Questo lo, forse l'ho già fatto vedere, questo adesso verrà sistemato da questa parte, okay? Questa roba qua che vedete che è una pedata pazzesca. Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare, magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso l'investimento immobiliare. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win, se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il form che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Ecco, le finestre che vi dicevo, ragazzi, verranno fatte qua. Quindi qui verranno due finestre. Ok, quindi immaginate quanto questa roba qua diventerà luminosa, ok? Se vedete adesso qua è stato già, praticamente sono state smontate delle cose. Ecco, questo qui una volta era proprio questo che vedete qua, una volta era l'antibagno, ok? Vedete, è stato già tirato giù. Il bagno adesso è stato fatto esattamente qui dove c'è il ragazzo. Ok, quindi qua verrà fatto il bagno fondamentalmente, qua c'è un piccolo disimpegno, eccetera. Qui andremo a fare un abbassamento in maniera tale che poi anche, metteremo anche dei faretti quindi luminosi, eccetera. E poi di là c'è la camera da letto, adesso lasciamo ovviamente lavorare al ragazzo. E adesso sono venuto per capire, in realtà, se vedete hanno già fatto anche tutto per quanto riguarda, cioè questi segnetti qua per l'impianto elettrico. Qua sono andate già a vedere le robe per l'impianto idraulico. Tutte quelle robe lì ovviamente verranno sistemate e quindi andiamo a farci magari un giro di là, guarda, così vediamo come sta venendo. Vedete, però intanto abbiamo ovviamente guadagnato qua dello spazio, perché qui era tutto buttato, no? Nel senso non c'era tutta sta roba qui, ok? Poi qui viene fatto, qua ci sarà ovviamente una porta e quindi qua ci sarà poi effettivamente il bagno. Okay, vedete qua c'è anche in questo momento anche la doccia, ok? Quindi viene fatta proprio lì una porta in maniera tale che c'è il disimpegno tra virgolette con la cucina, cioè quello è tutto spazio sprecato. È stato costruito, come potete vedere, anche questo muro, ok? Ma non c'è. E la camera da letto, voi vedete, è stata poi rimpicciolita, cioè va rimpicciolita. Cioè per dire, perché se voi vedete, cioè lo spazio qua è perfetto, ok? Cioè è grande, no? Cioè nel senso qua, cioè guardate quanto, non è piccola, cioè era troppo grande prima, era disposto male, infatti vedete il muro qua quando l'ho tirato pure su. Eccolo. Ok, qui ovviamente ragazzi, cioè verrà tutto rifatto, ok? Anche le finestre andremo poi a cambiare, verranno proprio nuove. Che queste finestre le metteremo che sono nuove e verranno sostituite anche tutta questa roba qua, quindi tutto quello che vedete verrà praticamente fatto nuovo. E poi qui questa finestra pure verrà cambiata, questa finestra qua, e qui come vi dicevo verranno fatte le altre due finestre, ok? Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa che è stata interessante. Ecco, adesso Mahmood ci fa vedere dove sono i contatori. Perché dopo vi dico una cosa proprio riguardo questa roba qua, che è interessante quando voi fate le aste. Eccoci qua. E questa qui è il terzo. Questa? Sì. Ok,
non ce l'hanno ancora attivato, ok, perché ci vorranno 5 giorni. 5 giorni dovrebbe. Mica noi che rimaniamo inchiodati qua. No, è aperto. Ci vorranno 5 giorni, ok, perché è stata fatta una nuova attivazione. Cioè il discorso è che voi quando comprate in asta, ragazzi, ovviamente non ci sono bollette, non sapete tante volte qual è il vostro contatore, quindi ci sono un po' di cose poi da sapere. Sarà anche, non c'è proprio anche il contatore. Certo, tante volte non c'è neanche il conduttore. Sì, è vero. Grazie, Mahmood. Figurati. Grande. Di niente. A few moments later. Action! Ok, allora, andiamo che abbiamo già deciso adesso che cosa fare. E ovviamente mi ha dato una mano anche Madeline. Ok, perché voi sapete, ragazzi, che... Allora, una roba che dovete capire, no? È che di solito questi appartamenti... Cioè, questo appartamento a chi viene venduto? A una famiglia. Ok, indovinate chi prende le decisioni in una famiglia? Dicelo tu, Madeline. La donna. La donna rompe i coglioni, cioè nel senso, l'uomo tante volte il cesso non ha la finestra e la donna, ah no, ma io volevo la finestra. E l'uomo non guarda magari, cioè non guarda certe cose, ok? La donna invece, cioè tante volte capita che magari viene a vederlo l'uomo, ok? Però poi dopo in realtà lo devono comprare insieme, quindi no, è meglio sempre farli vedere insieme, perché comunque l'uomo alla fine non decide alla fine, ok? Cioè nel senso, oddio, nel mio caso, quando cerco delle robe per me, in realtà forse sono io quello che rompe di più i coglioni, ma una volta non avevo pretese, cioè personalmente una volta non avevo pretese, no? Nel senso che mi bastava pazzescamente un tetto sopra la testa, e diciamo era più mia moglie. Da quando ho qualche lira in più, diciamo che io voglio per me le cose, diciamo, precise, ok? Però ovviamente è diverso quando voi andate a vendere un appartamento. Allora, quello che abbiamo fatto adesso è che siamo andati a decidere fondamentalmente dove andranno le cose, ok? Quindi qui, prima cosa, adesso vedere, qua ci andrà la cucina, quindi si parte da qua, si parte col lavandino, poi qua ci saranno i fuochi, cassette, frigorifero, eccetera, ok? Poi dopo, quando voi fate un appartamento, dovete ragionare sempre, quando lo andate a rifare, che l'appartamento non è per voi, ok? Quindi, e che le persone hanno anche dei gusti che sono diversi. Cosa vuol dire questo? Che io devo fare in modo che possa andare bene alla maggior parte delle persone. Per questo motivo non dovete dare il colore che magari piace a voi, solo perché piace a voi. Cioè dovete dare un colore che piaccia alla maggior parte delle persone. Okay. Quindi per esempio qui abbiamo detto che verranno fatte due finestre, ok? E le dimensioni sono come queste qua, ok? Quindi guardate quanta luce poi ci sarà in questo. Già adesso in realtà, se voi vedete, c'è molta luce, ok? Poi abbiamo fatto, qua ci saranno poi delle prese, quindi presa, interruttori, eccetera. In tutti gli angoli andremo a fare delle prese in maniera tale che le persone, cioè se hanno bisogno di mettersi il divano da una parte, una cosa da una parte, cioè avranno sempre delle prese che sono a disposizione. Là sopra, quindi qui, verrà messo il condizionatore, ok? Quindi proprio qua, sopra la porta. La porta ovviamente verrà cambiata, ok? Poi qui abbiamo deciso che andremo a mettere uno dei punti per la TV, per il soggiorno, ok? Quindi qua verrà messa la TV. Qui ci saranno interruttori, placche, cioè per la corrente, eccetera. Qua verrà messo l'impianto elettrico e verrà messo anche il citofono. Vedete, questi sono tutti i cavi che portano l'internet, la corrente, cioè arriva proprio da qua, eccetera. E anche qui abbiamo deciso che metteremo un punto per la TV, ok? Perché tanto, ragazzi, questa è una roba che non dà fastidio. Okay? Cioè non avere dei punti in più non dà fastidio e permette alle persone poi di in qualche modo dire no, io preferisco avere, se una persona dice io voglio avere il divano qua, per esempio, e voglio avere la TV qua, si mette la TV qua. Se uno invece preferisce avere la TV qua, se la guarda qua. Okay? Quindi il concetto è la persona deve, perché voi in realtà state costruendo quello che fondamentalmente sarà, cioè è quello che le persone probabilmente ci tengono di più, cioè l'abitazione, no? Cioè, cioè voi dovete dare un qualcosa di accogliente, ovviamente dovete starci dentro con i costi, questo è normale. Poi qui sopra
faremo un abbassamento, ok? Perché ho detto dove c'è disimpegno, bagno, eccetera, voglio che sia più basso e metteremo dei faretti. Allora a questo punto, quella parete lì, faremo uno sportello e quella parte sarà portante, in maniera tale che le persone, se hanno bisogno per dire di mettersi un bagaglio o altre cose, più di un bagaglio ovviamente, lo possono mettere lì, quindi verrà sfruttata anche quella cosa. Ok, poi qui verrà messa la lavatrice, quindi proprio in questo punto qua. Ok, questo sarà alto 2,40. E adesso andiamo in bagno. Allora qui abbiamo tra virgolette un piccolo problema, ok, nel senso che voi vedete che sono qua, no? E sono sceso. Ora cosa succede? Che qui c'era un sanitrit prima, quindi noi qui ci dobbiamo alzare, ci alzeremo tipo di 10 centimetri, quindi qua ci sarà un gradino e qui inizierà quello che è il bagno, ok? Ora noi qui avremo praticamente sanitario e bidet, che ovviamente qua voi probabilmente vedete poco, ok, cioè è normale, nel senso che non c'è la corrente qua. Qui ci sarà il lavandino, ok? E qui invece ci sarà la doccia, ok? Sopra metteremo i faretti, in maniera tale che sarà molto luminoso. Quindi se da una parte ovviamente questo bagno non ha la finestra, ma metteremo i faretti in maniera tale che poi comunque è luminoso, tra virgolette, ok? Ora entriamo in camera da letto, ok? Anche qui sopra verrà messa l'aria condizionata, cioè lo split dell'aria condizionata. Noi non mettiamo l'aria condizionata, ma facciamo la predisposizione, le persone poi dopo se lo possono montare. Okay. E qui, questa che vedete qua, è la zona notte, quindi qua ci sarà il letto, quindi qui abbiamo messo poi tutte le prese che servono, okay? Quindi lo spazio per il comodino, poi c'è lo spazio per il letto, poi per il comodino, puoi venire se vuoi, non c'è problema. E c'è il ragazzo lì che stava aspettando mentre io facevo il video. E poi là sopra, ok, andiamo a fare un piccolo abbassamento, ancora con del carton gesso, e metteremo dei faretti, ok? Questo per quale motivo? Come vi ho detto prima, perché noi in realtà vendiamo emozioni, cioè quando noi facciamo questo vendiamo emozioni. Quindi là sopra ci sarà praticamente intanto questo buco che vedete qua, ok? Ovviamente lo faremo regolare. Lì ci sono dei tubi dell'acqua, quindi è una cosa che non possiamo tirare via, quindi lo facciamo arrivare fino a qua. E poi in quella parete là che vedete di là, ok? Andremo a mettere dei faretti, ok, magari una striscia legno, una cosa che piace alle persone, ok? Questo termosifone che vedete qua, verrà spostato, ok? E metteremo uno che è stretto e lungo, così non tiriamo via lo spazio, ok? Poi qui ci sarà una presa per la TV, così le persone... Silenzio Bruno! Possono decidere di guardarsi la TV da qua. Silenzio Bruno! Silenzio Bruno! Oppure, se preferiscono, possono mettere la TV qui. Ecco. Poi, per finire, qua verranno messe le finestre, che sono nuove. Quindi questo è quello che faremo.